D'estate si sa, la bella stagione incentiva l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, tra cui la bicicletta. Mezzo green per eccellenza ci permette una mobilità in tutta libertà e pochi problemi di parcheggio nelle nostre città. Ma quali sono le regole alle quali un ciclista deve sottostare? Quali sono gli articoli del codice della strada per la propria e l'altrui sicurezza? Sono tutte regole che, vuoi o non vuoi, una persona, anche se priva di patente, non può non conoscere, perché sono dettate dal principio del buonsenso. Cioè, con il comune buonsenso del buon padre di famiglia, il classico detto giuridico, una persona che è anche priva della minima cognizione del codice della strada non può non capire che non si deve passare col rosso, che non si deve mettere in maniera repentina in mezzo alla strada, che non si può attraversare con la bicicletta sulle strisce pedonali, se non altro perché si crea un pericolo per l'improvviso ostacolo cui viene incontro l'automobilista. Ora, però, non si deve credere che il codice della strada sia un qualcosa di punitivo per il ciclista. La bicicletta è un qualcosa di utile, fa bene alla salute, simpatico, comodo. Quindi bisogna anche dire, cari signori automobilisti, ricordiamoci che ci sono anche i ciclisti. Non si devono vedere scene di auto che superano ciclisti e curvano davanti, tagliano la strada e li buttano per terra. La principale causa di incidenti per i ciclisti è proprio quello dell'auto che supera il ciclista e poi gli taglia la strada. E no, il ciclista ha diritto di percorrere la sua strada, dovrà scendere dalla bicicletta quando si interrompe la pista ciclabile, ma se questa pista ciclabile non si interrompe è l'auto che deve dargli la precedenza. Quindi ci vorrebbe un insieme di comportamenti regolari da parte dei ciclisti ma anche da parte degli automobilisti. Ma oltre alle regole del codice della strada ci sono anche le regole del buon senso che un ciclista deve seguire. Molto spesso non è facile, perché uno, quando sale in bicicletta, essendo la bicicletta di per sé un mezzo che ti fa percepire la libertà, ti porta alle volte di commettere, diciamo, delle leggerezze quando siamo soprattutto nella strada, e questo qui chiaramente non sempre ci valorizza, ci mette in condizioni di dire i ciclisti sono bravi. No, quella volta purtroppo anche noi dobbiamo ammettere che commettiamo, insomma, delle infrazioni che possono essere pericolose soprattutto per noi, perché alla fine chi ci rimette in primis siamo noi stessi, e anche logicamente anche chi è sul mezzo, motore, macchina che sia, molto spesso li mettiamo, dobbiamo riconoscerlo, perché come dico spesso, anche noi molto spesso usiamo la macchina e vediamo dall'abitacolo di una macchina come si comportano i ciclisti. Con questo adesso voglio dire, cerchiamo di trovare una pacifica convivenza.